Ciao amici, buongiorno e benvenuti in un nuovo video. Stasera uscita tra ragazze, andiamo in centro e non vedo l'ora di portarvi con me. Vado a darmi una leggera sistemata perché fuori fa caldissimo, ragazzi, e non ho assolutamente voglia di truccarmi. Questo è il make-up completato, ragazzi, perché veramente non mi va più di truccarmi, fa troppo, veramente troppo caldo, quindi ho messo un po' di bronzer liquido, quello che avete visto anche in altri video, e l'ho sfumato qui sulle guance e anche un po' sulla fronte, mascara, sopracciglia, e un po' di matita sulle labbra. Fine. Questo è il mio trucco per la serata. Mami, ti piace il mio outfit? Eh? Mami, ti piace il mio outfit? Mi mancherai, amore. Mi mancherai da morire. Mamma torna presto, mamma torna presto. Io sto al capolinea dei taxi per arrivare in centro e ovviamente il taxi non c'è, non ce n'è neanche uno. Quindi ragazzi, ho già parcheggiato, ho già fatto tutto, sono anche in largo anticipo, però vorrei un taxi. Scusatemi tantissimo per l'assenza, mi avete scritto veramente in tanti, siete stati dolcissimi, ma io ogni tanto, ragazzi, ho bisogno di ricaricare le batterie e chi mi conosce dall'inizio sa benissimo che ogni tanto io ho i miei momenti in cui, insomma, vado un po' giù, però voi con tutti i messaggi che mi mandate anche su Instagram veramente mi tirate su e io, ragazzi, vi amo, vi voglio bene e siete la mia forza. Grazie, grazie a tutti e non vedo l'ora di portarvi con me in questa bellissima serata al centro di Roma. Sono arrivata finalmente. È stata una bellissima serata. Abbiamo incontrato due amiche di Chiara, ci siamo conosciute, abbiamo parlato e devo dire che veramente è stata una serata stupenda. E abbiamo riso tanto, abbiamo mangiato il gelato e ci siamo concesse una serata tra donne, tra amiche e devo dire che ogni tanto serve. Io ovviamente mi sono messa gli occhiali perché a una certa ora non vedo più niente, mi sono anche legata ai capelli perché fa un caldo da morire e siamo praticamente alla fine di questa serata, ci stiamo un attimo rilassando io e lei e stiamo anche parlando, ragazzi, di lavoro, di come stiamo parlando delle nostre cose anche personali. Ma stiamo anche parlando di lavoro, di come migliorare il tutto e io spero veramente che riesco a darvi veramente una qualità di video sempre migliore. Volevo anche parlarvi di una cosa molto importante. In questi giorni io sono stata assente e come dicevo mi avete scritto in tantissimi, mi avete dimostrato il vostro affetto, ma voi sapete che ogni tanto io almeno in questo mio percorso ho bisogno di ogni tanto di staccare un po' la spina e perché non è, ve lo dico in tutta sincerità, non è un percorso facile per me perché mi sento grande, perché forse a volte posso anche non credere in magari in me stessa, nonostante voi siate sempre presenti, però è un fatto proprio mio personale, ragazzi, quindi tante volte mi abbatto un po' e quindi mi escludo, mi esilio, però insomma ci sta e adesso sono tornata e spero veramente di continuare questo percorso senza fermarmi più e vi ringrazio, volevo ringraziare ogni singola persona che mi ha scritto e mi ha fatto sentire il proprio affetto.
È stata, devo dire, una serata molto molto semplice, molto tranquilla, non abbiamo fatto niente di particolare, un gelato, due chiacchiere con tra noi, insomma, tra noi ragazze, e fra poco si torna a casa, anche se è già veramente molto tardi. Siamo tornate quindi verso Piazza di Spagna e ci siamo messe sedute, abbiamo preso un gelato io e lei, e ci siamo sedute su uno scalino a chiacchierare. Adesso non so neanche che ora abbiamo fatto, ma forse sarà l'una e mezza, le due, non lo so. ho perso veramente l'orario. E niente, fra poco andiamo al capolinea dei taxi che ci porteranno poi a casa. Quello che volevo dirvi è che una cosa frivola adesso, quindi usciamo dalla pesantezza delle mie turbe mentali, devo fare un po' di shopping, volevo prendere qualche vestito, diciamo più che altro fresco, un pochino estivo, lo so che siamo quasi alla fine dell'estate, però ne ho bisogno perché sto morendo di caldo. E quindi ragazzi, se potete consigliarmi qualche negozio qui a Roma dove andare, perché ovviamente lo conoscete, è di Roma, o magari anche qualche sito online dove posso, a parte Shein, dove posso eventualmente ordinare e vedere qualche bel vestitino. Ragazzi, sono le 8:30 di mattina del giorno dopo e questa è la situazione. Io penso che non mi abbiate mai visto così, perché ieri abbiamo fatto tardissimo con Chiara, siamo andate via verso le 3:10 di notte, abbiamo preso il taxi, vabbè, anche lì un'altra storia per prendere questo taxi, comunque vabbè, diciamo che di notte le donne anche in centro nel 2023 facciamo ancora un po' fatica a mettere proprio in generale le persone in sicurezza. Non è un'esperienza che voglio rifare, sinceramente. E quando dico, vabbè, io sinceramente non ho più l'età, mi sento un po' grande per girare di notte da sola, è perché non mi sento sicura, proprio perché ci sono persone in giro che non dovrebbero essere in giro. Eravamo in centro da sole, io e Chiara. Devo dire che, ragazzi, no, non ci siamo, ci sono veramente persone poco raccomandabili in giro e non dico di aver avuto paura, però comunque non è che ero proprio a mio agio, non mi sentivo sicurissima. Detto questo, il taxi mi ha riportato alla macchina e sono salita in macchina e andavo a casa. Mi chiama Mirko, erano le 3:30 di notte, io intanto tornavo. E mi ha detto, guarda, sempre il solito cane che abbaia, persecuzione, ok. E mi chiama Mirko e mi dice, guarda che è andata via la corrente e quindi il cancello elettrico non si apre, ti devo aprire io da dentro perché comunque il nostro è un cancello molto pesante. E quindi alle 3:30 di notte, 3:30, 4:20, adesso non ricordo bene, noi stavamo senza corrente a casa, quindi senza luce. Perfetto, quindi senza condizionatore, molto bene. Io mi sono struccata così al buio, ho acceso la torcia del telefono, ma questa è la situazione perché non riuscivo a vedermi bene allo specchio. Ci siamo messi poi a letto con Pablo. Vabbè, Pablo vedeva praticamente una sorta di il cervo che sta dietro la parete del mio letto. Non so se ci avete mai fatto caso, che c'è la testa di un cervo stilizzata con tutti i tipo specchietti, adesivi a specchietto, e con lo schermo del telefono acceso rifletteva sul soffitto sopra il letto proprio la testa del cervo. Niente, Pablo aveva deciso che non andava bene, quindi abbaiava e ringhiava. Al buio pesto, perché io ho anche una luce praticamente di emergenza in casa, ma a un certo punto si è spenta pure quella. Quindi buio pesto, caldo, sonno, no ragazzi, una nottata da dimenticare. Ho guardato l'orario adesso sul cellulare, sono precisamente le 8:46 della mattina, ancora la corrente non è tornata. Cioè, ragazzi, è un incubo senza fine. Io ho dormito pochissimo, malissimo, e questa mattina ci dobbiamo vedere con Chiara perché dobbiamo fare insieme delle cose importanti di lavoro. Quindi, non lo so, io adesso mi vado a fare una doccia ovviamente gelata perché l'acqua calda non c'è, mi vado a sistemare
questa faccia, scusatemi, però vi dovevo per forza far vedere in che situazione mi sono svegliata stamattina. E niente ragazzi, io vi ringrazio per essere stati con me, per aver visto questo pazzo video fino alla fine, e vi chiedo di mettermi un like, iscrivervi al canale e di seguirci sulla nostra pagina Instagram e su TikTok, Lea e Pablo. Io vi mando un grosso bacione e vi do appuntamento al prossimo video.